Weekend dedicato al ricordo della battaglia di Nikolajevka, numerose le celebrazioni su tutto il territorio. Il 3 febbraio Teresio Olivelli, reduce di Russia, verrà proclamato beato. Dopo Luigi Bordino, Don Secondo Pollo e Don Carlo Gnocchi, un altro alpino sale agli onori degli altari. Dopo Campo Tosto, l'attenzione dell'ANA si sposta su altri 3 progetti nelle zone terremotate del centro Italia, ad Arquata del Tronto, Preci e Accumoli. Quando ormai stavano calando le prime ombre della sera e sembrava che non ci fosse più niente da fare per rompere l'accerchiamento, il generale Reverberi, comandante della Tridentina, saliva su un semovente tedesco e, incurante della violenta reazione nemica, al grido di Tridentina avanti, trascinava i suoi alpini all'assalto. Fu la battaglia di Nikolajevka, gennaio 1943. L'Associazione Nazionale Alpini la ricorderà sabato 20 gennaio al Tempio di Carniacco con la sezione di Udine, ma saranno in molte le sezioni a fare memoria nel 75° anniversario del memorabile scontro. Il 19 gennaio la sezione di Lecco a Merate, il 21 gennaio la sezione di Conegliano a Solighetto, la sezione di Torino nella Basilica di Superga, la sezione di Intra a Verbania, la sezione di Valle Camonica ad Arfo Boare Terme, la sezione di Reggio Emilia a Montecchio Emilia Cavriago, la sezione di Vicenza in città. Il 20 gennaio la sezione valtellinese dell'ANA ricorderà nel Tempio di Morbegno la battaglia di Varvarovka. Celebrazione della Santa Messa in ricordo della battaglia di Novo Postojalovka, domenica 21 gennaio con la sezione di Mondovì in città e con la sezione di Torino nella Basilica di Superga. Appuntamenti sportivi infine in Valpalota con la sezione ANA di Brescia il 20 gennaio per i campionati di sci di slalom gigante e a Chiusa Pesio con le sezioni di Cuneo e Mondovì per il trofeo divisione alpina cuneense, sesto trofeo Danilo Sartore. Dio che sei verità e libertà, facci liberi e intensi. Dio della pace e degli eserciti, Signore che porti la spada e la gioia, ascolta la preghiera di noi ribelli per amore. Così recita in alcuni versi la preghiera del ribelle di Teresio Olivelli, che verrà beatificato il prossimo 3 febbraio a Vigevano. Un decreto della Congregazione per le cause dei Santi, promulgato lo scorso giugno, riconosce la morte di Olivelli come martirio. Fu infatti ucciso il 17 gennaio del 1945 mentre cercava di proteggere da un pestaggio un compagno di baracca ucraino nel lager di Hersbruck vicino a Norimberga. Teresio Olivelli sarà il quarto alpino beatificato, dopo Don Secondo Pollo, proclamato da Giovanni Paolo II il 23 maggio del 98, dopo Don Gnocchi, beatificato dal cardinale arcivescovo di Milano Dionigi Tettamanzi il 25 ottobre del 2009, e dopo Fra Luigi Bordino, diventato beato il 2 maggio del 2015. Teresio Olivelli nasce il 7 gennaio del 1916 a Bellagio, Como, ma la sua famiglia ben presto si trasferisce in Lomellina, prima a Zeme e poi a Mortara, dove da giovane lega in modo profondo con uno zio sacerdote, Monsignor Rocco Invernizzi. Nel 1938 si laurea in giurisprudenza a Pavia, dove all'età di 27 anni è già rettore del Collegio Universitario Ghisleri, e nel 1939 vince a Trieste la prestigiosa competizione dei Littorali. Nel frattempo è fortemente impegnato nell'Azione Cattolica, nella FUCI e nella Società San Vincenzo de Paoli, e tra le diverse attività che svolge c'è anche l'accudimento dei malati tubercologici terminali. Nel 1942 parte volontario per la campagna di Russia come sottotenente della divisione tridentina. Al suo ritorno dopo l'armistizio del 1943 aderisce alle Fiamme Verdi. Così nel marzo del 1944 diventa uno dei promotori del giornale clandestino Il Ribelle, e proprio sui quaderni del Ribelle viene pubblicata per la prima volta la sua preghiera
«Signore, facci liberi». Ma la sua militanza clandestina dura poco. Olivelli viene arrestato a Milano, torturato e deportato in Germania. Ed è proprio nei lager di Flossenbürg e Hersbruck dove il giovane partigiano dà la prova di un forte senso della carità, assistendo i compagni prigionieri. Qualità apprezzate dal postulatore della causa di beatificazione, Monsignor Paolo Rizzi, che dice di lui: «Una personalità cristiana spiccata e solida, un confessore martire della coscienza morale cristiana, caratterizzato da un amore assoluto per la verità e la giustizia, un testimone autorevole dell'impegno dei cattolici italiani». Con Olivelli diventano quattro gli alpini elevati all'onore dei beati della Chiesa Cattolica. La struttura che l'Associazione Nazionale Alpini ha realizzato a Campotosto ed inaugurato il 25 novembre scorso non è che uno dei quattro interventi previsti per aiutare concretamente le popolazioni del centro Italia colpite dal sisma. I restanti tre riguarderanno Accumoli, Arquata del Tronto e Preci. Un intervento per ognuna delle sezioni direttamente coinvolte nel terremoto: Abruzzi, Roma, Marche e Firenze. Sì, gli altri tre finalmente, che davano parecchi problemi, finalmente sembra che siano in fase di sblocco a livello di autorizzazioni. Per cui è nostro intendimento lavorare in questi mesi invernali per avere tutte le autorizzazioni necessarie, stabilire chi farà il lavoro, aprire i contratti con le varie ditte e in primavera partire come abbiamo fatto con questo e in tre mesi inaugurare anche gli altri. Il fabbricato polifunzionale costruito a Campotosto, primo intervento di rinascita del paese, è stato espressamente costruito con valenza aggregativa, caratteristica che contraddistinguerà anche i restanti tre progetti. Sono tutti fabbricati come questo, polifunzionale a scopo aggregativo. Hanno una differenza rispetto a questo, in particolare Accumoli e Preci, perché hanno anche delle camere e verranno adibiti tipo albergo, tipo bed and breakfast. Tutti rigorosamente costruiti, progettati e collaudati a norma antisismica classe 4, che è la più alta. Il sindaco dei sindaci dei comuni hanno intenzione di darlo in gestione dei ragazzi locali, in modo anche da sviluppare un'attività commerciale locale, e lo userebbero poi in caso di emergenza, dovesse capitare purtroppo un'altra calamità.